Assessore Scoleri, quali sono stati i punti per quanto riguarda la situazione finanziaria del Consiglio Comunale di oggi? Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, oggi abbiamo approvato due punti importantissimi. Il primo punto è stato quello dell'approvazione dei debiti fuori bilancio, che derivano da sentenze esecutive. Sentenze esecutive dove l'amministrazione è stata in grado, nonostante già ci fosse un titolo giuridico, proprio la sentenza che riconosceva questo debito dei comuni nei confronti dei creditori, dei soggetti, grazie a delle transazioni che sono state effettuate in questo periodo, abbiamo ridotto notevolmente la massa debitoria per quanto riguarda i debiti fuori bilancio da sentenza, quindi che sono passati da 140.000 euro a circa 94.000 euro nel piano di riequilibrio approvato anche oggi nel Consiglio Comunale. E infatti il secondo punto più importante è quello proprio del piano di riequilibrio, un piano di riequilibrio sicuramente migliorativo rispetto a quello già presentato e approvato a dicembre del 2013, soprattutto perché abbiamo numeri certi adesso, avendo già approvato il conto consuntivo dell'anno 2013. Questa rimodulazione quindi ci consente di ridurre ulteriormente l'avanzo di amministrazione, quindi il disavanzo di amministrazione, quindi lo squilibrio di bilancio, che si attesta adesso intorno a 1 milione di euro, e in più sui debiti potenziali, quindi tutta quella situazione della massa passiva esagerata descritta dall'ex amministrazione e dal commissario straordinario, il ragioniere Giordano, allo stato attuale non è proprio di quella dimensione. Infatti lo squilibrio più i residui passivi da sanare nel giro di 10 anni si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Ma non si deve parlare soltanto di massa passiva, come fa il consigliere Montepone, il consigliere Burri, che ci dicono l'elenco dei debiti eccetera eccetera. L'elenco dei debiti sta nel bilancio, ma nel bilancio non ci stanno solo i debiti, ci stanno anche i crediti. Non dobbiamo dimenticare che il comune di Guardavalle deve riscuotere entrate per oltre 4 milioni di euro. Noi abbiamo sempre il vizio, diciamolo come la volontà, di parlare dei debiti ma mai dei crediti. Infatti il potenziale debito, il debito del comune, deve essere ripianato negli anni anche grazie a queste entrate. Queste entrate previste nel piano di riequilibrio pari al 60%, quindi in via prudenziale. Inoltre nel piano di riequilibrio è previsto anche un fondo svalutazione crediti, quindi oltre alla percentuale di riscossione del 60%, un'altra parte vanno stralciati di dubbia esigibilità questi crediti nel corso dei 10 anni per garantire le risorse necessarie per risanare, quindi per far equilibrare il bilancio nei prossimi 10 anni. Sui punti all'ordine del giorno, come si è comportata la minoranza? Guarda, è toccato proprio un tasto dolente. Io ormai sono stanco veramente di parlare sempre di dissesto, di situazione finanziaria, di debiti, però credo che oggi sia emersa proprio qual è il punto di vista della minoranza per quanto riguarda la situazione finanziaria, il dissesto ed il piano di riequilibrio. Lo ripeto continuamente, mentre a parole la minoranza, sia il consigliere Montepone sia il consigliere Purli, parlano di volontà loro personale e politica di essere contro il dissesto, continuano a votare in modo o contrario o che si astiene. Ma soprattutto è emersa la volontà del consigliere Montepone, nel senso che lui ha parlato sempre che non c'era nel consiglio che abbiamo approvato, che abbiamo annullato il dissesto finanziario. Lui non c'era, ma nella nota che ha chiesto i documenti alla prefettura, lui nell'inconscio proprio interiore ha detto che la richiesta degli atti relativi all'annullamento del dissesto, che è stato approvato con il suo voto contrario. Ma soprattutto è inutile quindi che parliamo di essere contrari al dissesto. Va bene, era assente al momento di annullamento del dissesto, ma era presente quando è stato approvato il piano di riequilibrio e ha votato contrario.
Quindi è facile parlare in questi termini, caro consigliere Montiponi, ma soprattutto voi cittadini che ascoltate e vedete qui la situazione. Il consigliere Montiponi, dove gli conviene, dice una cosa, parla a nome, a nome suo personale. Quando le cose non vanno bene, parla come dalle colpe tutte a Forza Italia per quanto riguarda tutte le problematiche. Adesso la dobbiamo smettere di prendere in giro i cittadini, e l'ho già detto in consiglio comunale. Noi stiamo lottando con tutte le nostre forze per uscire da questa situazione drammatica che hanno creato in un anno e mezzo di amministrazione, dove non è stato fatto assolutissimamente nulla, ma soltanto hanno parlato di debiti, che non si poteva fare nulla, nemmeno i servizi essenziali. Io non lo so, il comune di Guardavalle sicuramente non è, diciamo, un comune virtuoso dal punto di vista finanziario, ma sicuramente noi continuiamo a ripeterlo, riusciamo a garantire i servizi essenziali, stiamo pagando gli stipendi, le ditte delle spazzature, della spazzatura, abbiamo fatto transazioni, stiamo pagando le ditte. C'è un ritorno alla normalità, normalità amministrativa e politica, quello che non c'è stato nell'anno e mezzo precedente. Consiglio comunale di Ferragosto abbastanza acceso oggi, consigliere Curri. Diciamo che ci sono stati alcuni punti per quanto concerne l'equilibrio di bilancio, visto che l'amministrazione con l'attività propositiva hanno cercato di ridurre quello che è il debito fuori bilancio, si è preso atto di questa situazione. Io, per quanto concerne i debiti fuori bilancio, ho votato a favore, mi sono astenuto sul discorso degli equilibri perché ritengo che la cosa non sia molto chiara. Sono stati fatti degli adempimenti sicuramente positivi, l'attività sta procedendo in un certo modo e noi abbiamo apprezzato anche questi comportamenti, questi atteggiamenti, il lavoro fatto dall'amministrazione, però ci sono alcuni dubbi e di conseguenza da questi dubbi poi deriva il mio voto di astensione sulla riapprovazione del riequilibrio. Ancora non molto chiaro chi ha causato il dissesto del comune di Guardavalle. Ma certamente non siamo stati noi. Noi abbiamo approvato una delibera con il conto consuntivo dove si pensava già nel 2012 di procedere a un discorso di riequilibrio come lo ha fatto questa amministrazione. Purtroppo per noi non è stato possibile perché siamo stati carenti in alcuni settori, mi penso a quello economico-finanziario. I commissari che poi sono sopraggiunti a noi hanno determinato questo dissesto, che tra l'altro va ricordato che io il ricorso che è stato fatto da parte di molti cittadini, compreso molti amministratori, è stato anche firmato al sottoscritto. Questo significa che il sottoscritto era ed è contrario al dissesto finanziario dell'ente. Sindaco Ossia, consiglio comunale abbastanza acceso quello di oggi. È vero, è vero. Oggi c'erano all'ordine del giorno diversi punti importantissimi per la nostra comunità. Andavamo alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario, cioè quel piano di riequilibrio che avevamo approvato lo scorso anno ha avuto atti importanti nel senso migliorativo per la nostra comunità. E anche c'era un riconoscimento di debiti fuori bilancio già con atti di precetto e con sentenza, e l'abbiamo approvato, quindi l'approvate soltanto con il voto della maggioranza, una minoranza che si defila nelle loro contraddizioni, nelle loro scuse puerili che praticamente non aiutano la nostra comunità. Oggi nell'atto conclusivo per quanto riguarda la rimodulazione del piano di riequilibrio, scandalosa l'integrazione da parte del consigliere Montepaone da allegare agli atti, che praticamente chiede agli enti superiori controlli più efficaci perché sono a favore del dissesto. Al di là di quello che dicono al bar, nelle piazzette, nei consigli comunali che sono contrari al dissesto, poi nel momento in cui devono fare l'atto conclusivo che è la votazione si comportano allo stesso modo. Questi vogliono la rovina di Guardavalle. Noi da un anno stiamo lavorando con impegno, con serietà, con difficoltà enormi, e stiamo portando al risanamento la nostra comunità. Mentre dall'opposizione troviamo invece quello che ho già detto, solo parole e pochi fatti. Sicuramente questo non aiutano la nostra comunità. Di una cosa è certa, noi a settembre faremo un'altra iniziativa in piazza dove parleremo solamente di numeri, numeri
per quanto riguarda il bilancio comunale. Speriamo che tutti voi cittadini sarete presenti a questa iniziativa, che sarà anche pubblicizzata, perché è importante conoscere quali sono effettivamente le condizioni di questo comune. Noi lo stiamo portando avanti veramente in modo serio. D'altronde abbiamo garantito quei servizi essenziali che non sono mancati. Stiamo cercando di avere diversi contributi da parte dei fondi europei, perché il nostro paese noi gli vogliamo bene, ma gli vogliamo bene davvero, al di là di quello che dicono anche gli altri. Noi vogliamo bene al nostro paese, lo vogliamo cambiare, ma per cambiarlo c'è bisogno della volontà di tutti. Siccome a parole lo dicono tutti che c'è grande collaborazione, però nel momento in cui questa collaborazione serve poi viene meno, ed è quello che si è verificato oggi in questo consiglio comunale con la dichiarazione del consigliere Montepaone, che è stata veramente scandalosa.